riorganizzazione del sistema sanitario. Il Consiglio regionale ha approvato il 27 marzo, con 32 voti favorevoli, 19 contrari e alcuni emendamenti, il disegno di legge che prevede la riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Ha approvato anche un ordine del giorno sul 118. In una pausa dei lavori sono state ricevute due delegazioni sindacali, la prima di Confederali Sanità, la seconda di RSU dell'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino. In aula è poi proseguito il 28 e 29 marzo l'esame del piano sociosanitario. Nuova veste per notizie. La rivista della Regione Piemonte Notizie ha compiuto 40 anni e ha festeggiato con una nuova veste grafica e di contenuti. Il restyling del periodico, consultabile anche online, è stato illustrato dal suo direttore Domenico Tomatis, responsabile dell'ufficio stampa del Consiglio regionale, giovedì 29 marzo a Palazzo Lascaris. Erano presenti anche due ex direttori della rivista, Luciano Conterno e Marina Ottavi, che ha curato una pubblicazione tascabile sui 40 anni di Notizie. Premiazioni del progetto Storia Contemporanea. Il 28 marzo a Palazzo Lascaris sono stati premiati i vincitori della 31esima edizione del progetto di Storia Contemporanea, indetto dal Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale. L'iniziativa ha visto la partecipazione di 844 studenti, 39 ragazzi a titolo individuale e 805 in gruppi. I vincitori parteciperanno a viaggi di studio nei luoghi più significativi della memoria italiana ed europea. Associazioni femminili e istituzioni. La Consulta Femminile Regionale e Zonta Club hanno celebrato il Rose Day con il convegno Le associazioni femminili e le istituzioni, il 28 marzo a Palazzo Lascaris. Non è mancato un momento di riflessione sull'escursus storico che ha portato alla nascita delle associazioni femminili e sulle tappe legislative fondamentali. In Piemonte sono tre le leggi nel campo delle pari opportunità, la numero 11 del 2008 e la 8 e la 16 del 2009. 10 anni di euro. Prosegue fino al 14 aprile all'Associazione Piemonte Artistico e Culturale Piazza Solferino 7 a Torino la mostra Da moneta unica a unica moneta. L'esposizione, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e curata da Dino Aloi, presenta 200 vignette umoristiche a colori per celebrare con il sorriso e un pizzico di ironia i primi 10 anni dell'euro.